Siamo online. Aspetta un attimo, scusa un attimo, ma io dove Passo. ce l'ho? Ah, questo è il mio. Questo sì, perfetto, perfetto. Va bene, ci sono. Ci siamo? Sì. Ok. Buonasera a tutti quelli che sono in visione sulla pagina dell'Associazione Amici del Libro della Biblioteca. Io sono Antonio Provenzano, rappresento il presidente dell'associazione. E stasera dedicheremo questa serata alla giornata sempre integrazione della donna e soprattutto all'esperienza del consultorio nel nostro comprensorio, così come da titolo, insomma, i 40 anni del consultorio familiare appunto di Siderno. Saluto a tutti quanti e un ringraziamento a coloro che partecipano stasera, che sono la dottoressa Emida Moltari, cardiologa e soprattutto coordinatrice di questa serata, dottor Rubens Curia, medico e soprattutto portavoce della comunità competente di Calabria, la dottoressa Daniela Diano, psicoterapeuta e psicologa consultatoriale, cioè esperta già nell'ambito del consultorio. E spero che ci raggiunto la dottoressa Raffaella Rinaldis, direttora di Femina TV e della Casa delle Donne. Parliamo di consultorio, della realtà del consultorio in questo comprensorio e cedo la parola alla dottoressa Murtari. Prego. Grazie Antonio, grazie e grazie a Rubens Curia di Comunità Competente, grazie a Daniela Diano, psicoterapeuta e Associazione Sinapsi e grazie a Raffaella Rinaldis di Femmina TV. Come è stato anticipato, stasera nell'ambito della 2 giorni dedicata alla donna e quindi alla Giornata Internazionale della Donna, riflettiamo su 40 anni di consultorio familiare con una focalizzazione particolare per il consultorio di Siderno. Però sappiamo che questa realtà in effetti è il frutto di una serie di lotte di tipo culturale che sono state diciamo, prodotte nei 40 anni precedenti e che hanno avuto come esito proprio l'istituzione dei consultori. Queste lotte per i diritti della donna, che sono poi i diritti della persona e sono i diritti della famiglia, sembrano in qualche modo essersi svaporati adesso. Le lotte che hanno comportato a livello nazionale proprio l'istituzione dei consultori, pare che non abbiano più tanta presa. In effetti questa riflessione è una riflessione che va oggi a Siderno, ma che è un periodo che coinvolge tutta la Calabria. Se pensiamo a quella che era stata l'evento proprio propulsore di quella che è una vera e propria rivoluzione femminile, quella che ha determinato una assoluta modifica degli stili di vita e dei rapporti tra le persone. Io non voglio rubare più tempo, ricordo solo come l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che la salute è uno stato di completo benessere che è insieme fisico, psichico e sociale, non è solo assenza di malattia. Quindi do subito la parola a Rubens Curia che ci avvierà in questo percorso in maniera tale da poter immediatamente entrare nell'argomento. A te, Rubens. Grazie, grazie per l'invito e buonasera. Allora, io una breve riflessione, cercherò in questi miei 10 minuti di dare il contributo di comunità competente. Il 28 febbraio abbiamo pubblicato un documento sottoscritto oggi da 88 associazioni, fondazioni, ordini, forze sindacali, per una battaglia culturale sulle problematiche attinenti ai consultori familiari. Perché battaglia culturale? Perché come diceva giustamente Midda, lei ha usato il termine svaporato, io ho usato il termine prosciugato praticamente.
tutto quello che è il ruolo dei consultori familiari conquistati attraverso delle grandi iniziative negli anni 70, anni 80, praticamente, e che oggi invece si vogliono mettere in soffitta, perché in sostanza, quando lo vedremo alla fine, io dirò qualcosa, non c'è il personale di questa equipe multidisciplinare, multiprofessionale. È evidente che nella migliore delle ipotesi, ripeto, diventano degli ambulatori in ginecologia, ma nella migliore delle ipotesi, i consultori familiari. Allora, noi in questo documento che abbiamo deciso di fare a fine febbraio, proprio perché la legge 181, famoso decreto Calabria bis, prevede, ordina che i commissari delle aziende sanitarie entro 90 giorni dal loro insediamento, che si è verificato l'8 gennaio, elaborino i nuovi atti aziendali. L'atto aziendale che cos'è? L'atto aziendale è la mission che riguarda è la vita, è il futuro, è lo spirito di un'azienda sanitaria praticamente, cioè quello che l'azienda sanitaria vuole fare di importante. Quindi noi abbiamo chiesto con questo documento inviato ai commissari di porre al centro la problematica del consultorio familiare, per tutto quello che il consultorio familiare è. Noi chiediamo il rispetto della legge, diciamo che la legge prevede che ogni 20-25 mila abitanti nelle grandi aree urbane vi sia un consultorio familiare, ogni 10 mila abitanti vi sia nelle aree interne e sono parecchie nella nostra regione, vi siano dei consultori familiari e quindi noi qui chiediamo una serie di compiti che sono fondamentali, diciamo, da fare. Qui io ne ricordo soltanto qualcuno del nostro documento: lo sblocco del turnover e l'assunzione del personale, la formazione e l'aggiornamento continuo del personale su programmi di educazione alle differenze, all'affettività, alla sessualità, alla medicina di genere, alla sanità umanizzata, molto importante questo concetto, la persona prima della malattia, che è fondamentale, la ripresa dei programmi di screening per la prevenzione del tumore della cervice dell'utero e del tumore della mammella. Voi sapete che noi come livello essenziale di assistenza siamo ogni anno bocciati dal Ministero proprio anche per questo, per quanto riguarda gli screening, la ripresa dei programmi per post-menopausa, la ripresa dei programmi di educazione e prevenzione del rischio e per gli adolescenti a scuola, la prima accoglienza, l'orientamento, tutta la problematica attinente, voglio dire, alla problematica attinente alla medicina di genere, anche alla violenza appunto che subiscono le donne. Insomma, come vedete, è una ricchezza e potrei continuare, incredibile il consultorio familiare, assolutamente. C'è stata una sottovalutazione, a mio parere, culturale da parte dei management aziendali da questo punto di vista, ed anche il piano di rientro che dura ormai da 11 anni ha colpito duro con il blocco del turnover, ma ha colpito duro laddove erano i cosiddetti anelli deboli. E gli anelli deboli, sappiamo benissimo, è tutto quello che riguarda la sanità territoriale, ho usato il termine sanità territoriale, non medicina territoriale, perché la sanità territoriale significa che è un'equipe di persone che deve fare in modo tale che venga tutelata la salute della persona. Quindi il territorio è stato desertificato, come abbiamo scritto in un documento un anno e mezzo fa. Non abbiamo tra l'altro neanche gli ospedali, tranne i tre hub nella nostra regione, per cui noi ci troviamo con una cultura ospedalocentrica senza avere ospedali nella nostra regione. Quindi figuratevi che tipo di sanità noi abbiamo. E allora da qui cosa abbiamo fatto? Ringrazio io la dottoressa Diano, che ha dato un grande contributo per quanto riguarda questo documento, ma anche tante altre persone che hanno elaborato questo documento, e da qui noi abbiamo iniziato a fare una campagna di mobilitazione e non smetteremo di mobilitarsi finché praticamente non ci ascolteranno su questo tema. Chiudo su che cosa?
quando ho parlato del problema del prosciugamento dei consultori familiari, vi dico la realtà. La realtà al 31-12-2019, quindi non abbiamo il 2020, tranne qualche aggiornamento, noi in questa nostra nella Locride abbiamo 7 consultori familiari. Come ho già detto in un'intervista l'altro giorno a Locri, voglio dire, noi riunendo tutto il personale riusciamo a stento a fare un consultorio familiare e mezzo, secondo quello che è previsto per quanto riguarda la dotazione del personale. Io qui voglio fare presente, in 7 consultori familiari noi abbiamo un solo assistente sociale. Un solo assistente sociale, ricordiamoci i problemi che abbiamo attinenti alle problematiche del tribunale minorile e tutto quello alle famiglie, alla crisi delle famiglie e tutto quello che ne consegue. Non abbiamo nessun pediatra nei 7 consultori familiari, 2 psicologi abbiamo e poi abbiamo specialisti ambulatoriali, ginecologi, 45 ore in tutto come specialisti ambulatoriali. E poi abbiamo appunto le ostetriche. Non abbiamo mediatori culturali, che sono figure importanti. La neuropsichiatria infantile sta diventando latitante nella nostra realtà e potrei continuare praticamente. Allora, ecco, io chiudo per dare la possibilità a tutti quanti di intervenire dicendo: questa è la nostra battaglia, questa è la nostra iniziativa, finché praticamente non ci sarà un giudice a Berlino che ci ascolterà. Grazie. Grazie Rubens, grazie per la chiarezza, grazie per l'entusiasmo e soprattutto anche per la sintesi. A questo punto Daniela ci dovrà parlare dei consultori, di quello che sono stati a Siderno, di quello che c'è e di che cosa alla fine è un consultorio. Perché molte volte, diciamo, molte persone forse lo hanno persino dimenticato. Quelli che hanno la mia generazione ricordano invece il consultorio come qualcosa che poteva essere alla portata di tutte. E io credo che ognuna di noi abbia in qualche modo avuto a che fare con un consultorio quando era più ragazza. Quindi, Daniela, io conoscendo la tua esperienza e soprattutto la tua capacità espositiva, ti chiedo di raccontare che cosa sono in fondo i consultori e di dirci com'è la situazione a Siderno, come sono nati e come sono diventati e cosa potrebbero essere. A te, Daniela, la parola. Grazie Nida, grazie a tutti gli intervenuti, buonasera. Devo condividere con voi l'emozione di questo evento perché, avendo lavorato per 39 anni come psicologa e coordinatrice nel consultorio di Siderno, l'ho visto nascere, poi purtroppo ho assistito anche al suo declino, quindi è la mia seconda casa, è la mia seconda famiglia. Cos'è il consultorio familiare? Eh sì, è bene ricordarlo. È un servizio istituito nel 1975 con legge dello Stato, la 405, che poi è stata ratificata 2 anni dopo dalla Regione Calabria. Il servizio istituisce quindi un servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità, i cui scopi sono l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità e alla paternità responsabile, per i problemi della coppia, della famiglia, inclusi anche i figli e i minori, per la divulgazione delle informazioni necessarie a conseguire le finalità della procreazione liberamente scelta dalla coppia, quindi la procreazione responsabile, e la tutela della salute della donna e del nascituro. Lo ricordava prima Emida Multari, il consultorio nasce sotto la spinta di un grande movimento rivoluzionario di tipo socioculturale delle donne che negli anni 70 rivendicano l'autodeterminazione e il rispetto per le scelte che riguardano prima di tutto se stesse e i figli. Quindi si comincia a mettere in discussione anche il concetto di maternità come un destino ineluttabile delle donne. Le ragazze dicono: voglio scegliere
io se e quando essere madre. Le donne sostanzialmente, vedete, capiscono due cose fondamentali. La prima è che la salute non è una questione di esclusiva competenza medica, ma che comprende fattori di tipo culturale, sociale, psicologico, relazionale, e vogliono quindi che tutti questi aspetti siano presi in carico globalmente, con un approccio cioè olistico, globale. Il secondo aspetto è che la gestione della propria salute psicofisica e di quella dei propri figli non può essere rimessa supinamente e passivamente nelle mani dell'esperto, quale che sia, ma deve riservare un posto alla consapevolezza e alle scelte che a questa consapevolezza e a questa conoscenza conseguono. Quindi una gestione, una condivisione nella gestione, una partecipazione nella gestione della salute. Quindi davvero il consultorio rappresenta un modo nuovo di fare prevenzione. E questo modo nuovo di fare prevenzione ha diversi punti di forza. Ha un approccio multidisciplinare integrato, che significa che si avvale di strategie comunicative che attraverso la diffusione, l'interscambio di informazioni corrette, rafforzano la capacità dell'utenza di compiere delle scelte responsabili e consapevoli. Il secondo punto di forza è l'approccio non direttivo, e cioè il fatto che non viene calato dall'alto alcun intervento, ma appunto viene condiviso attraverso una equipe multidisciplinare che affronta tutti gli aspetti della salute e della vita relazionale delle persone. L'accesso libero e gratuito, quindi non si paga il ticket, non è richiesta impegnativa del medico di base, non ci sono limiti di accesso, di etnia, di cittadinanza, neanche di età, vedete. Il consultorio familiare è l'unico servizio sanitario in cui è consentito l'accesso alle prestazioni per i minorenni senza l'autorizzazione dei genitori, cosa che non è consentita per nessun altro tipo di servizio. Tanto è vero che si è pensato di dedicare un orario di ingresso specifico riservato esclusivamente ai teenagers. A Siderno, per esempio, noi abbiamo individuato come orario per l'accesso esclusivo degli adolescenti quello che corrispondeva con l'uscita degli studenti dalle scuole, essendo Siderno una città che insieme a Locri concentra il maggior numero di istituti di secondo grado, quindi le scuole superiori. E l'orario era dalle 13 alle 14, gli studenti uscivano da scuola e se lo desideravano potevano recarsi indisturbati e non visti da possibili spettatori testimoni adulti in consultorio per la qualunque esigenza, che poteva essere appunto parlare di amicizia, di amore, di difficoltà relazionali, di sessualità, droga, cibo e quant'altro. Dopodiché si prendevano il pullman successivo e tornavano a casa tranquillamente. Un altro punto di forza del consultorio è l'offerta attiva. L'offerta attiva consiste in programmi di prevenzione con criteri epidemiologici dell'Istituto Superiore di Sanità che individuano quali sono i fattori di rischio di tipo genetico, di tipo comportamentale o ambientale, la popolazione obiettivo, gli indicatori di processo e di esito, e quindi è il servizio che va nel territorio, non è l'equipe che rimane ferma ad aspettare a fare il front office, ma ci si sposta. Alcuni esempi: il percorso nascita, il sostegno alla genitorialità, fin dalla gestazione si seguono le gestanti e anche
sempre di più i papà in attesa di un bimbo. Questi gruppi continuano anche dopo la nascita del bambino per la promozione dell'allattamento materno, che è un altro degli obiettivi del progetto Obiettivo Materno Infantile, l'allattamento al seno, per la promozione dello stile di attaccamento relazionale sicuro madre-bambino. Noi, la psicologia ci dice che i primi mesi di vita sono fondamentali per la formazione della mente del bambino. A questo punto, nel percorso nascita, il contatto con i punti nascita, cioè l'ospedale, erano inclusi, e quindi si aveva la possibilità di darsi un percorso in continuità, sia in uscita che in entrata, cioè poi dall'ospedale le persone ritornavano nuovamente in consultorio. Abbiamo fatto delle campagne informative di contraccezione per la prevenzione dell'IVG, tant'è che dagli anni 82-85 al 2018 le interruzioni volontarie di gravidanza sono calate del 60%. Quindi è un bel traguardo, un bel successo che i consultori hanno potuto raggiungere. Il rischio adolescenziale, i programmi per il rischio adolescenziale consistevano in incontri programmati con gli studenti e con gli insegnanti nelle scuole, quindi noi si andava a scuola per fare cosa? Educazione socioaffettiva, prevenzione del rischio delle dipendenze, vecchie dipendenze, quelle da sostanza, e nuove dipendenze. Voi sapete che dovremmo aprire un intero altro seminario sulle nuove dipendenze da internet, da ludopatia e quant'altro. Si parlava di disturbi alimentari, anoressia, bulimia, di malattie sessualmente trasmesse, di come prevenire le gravidanze indesiderate. Voi sapete che gli adolescenti, l'età del primo rapporto sessuale si è abbassato notevolmente negli ultimi anni, e questi ragazzini andavano messi al corrente di tutta una serie di conoscenze utili a prendersi cura e a adottare stili di vita sani. E poi per ultimo, ma non ultima, la prevenzione dei tumori genitali femminili, lo screening fatto attraverso l'appuntamento. Si invia ancora adesso, però di meno, le donne dai 25-64 anni vengono contattate tramite lettera, con la quale si dà loro un appuntamento, si stabilisce il giorno e l'ora in cui debbono recarsi in consultorio perché si possa eseguire gratuitamente un pap test. Il pap test è l'esame di screening per la rilevazione del carcinoma del collo dell'utero. L'ultimo punto di forza: le donne partecipano direttamente all'organizzazione del servizio e quindi non sono più pazienti, ma sono protagoniste attive della propria salute e di quella dei propri figli. Si costituisce quindi un comitato di gestione formato da un gruppo di donne rappresentative della società, delle associazioni, dei sindacati, dei partiti. Questo comitato di gestione è l'anima del consultorio. Cosa fa questo comitato? Si riunisce periodicamente assieme agli operatori del consultorio per analizzare le criticità, programmare quindi gli interventi calati sui bisogni del territorio. Diciamo così, dei finanziamenti. E io a questo punto voglio approfittare di questo spazio per rendere omaggio con tutto il mio cuore alle donne che hanno dato vita e hanno dato vigore e linfa al consultorio di Siderno,
senza le quali il consultorio non sarebbe mai sorto. Le ricordo tutte con grande ammirazione e con grande gratitudine. Alcune so che sono collegate con noi in questo momento e le saluto, e so per certo che il loro spirito combattivo non è cessato e che continua ancora oggi. Sono ancora oggi in prima linea per quelle che sono le battaglie sociali. Ed è grazie a loro che nel 1981, appunto, nasce il consultorio di Siderno e procede davvero alla grande, tant'è vero che nel 2005, grazie al finanziamento per la riqualificazione dei consultori familiari emesso dal Ministero, non so se si chiamava ancora Ministero, se si chiamava già Ministero della Salute o della Sanità, comunque, grazie a questo finanziamento riusciamo ad acquistare addirittura i locali e gli arredi finalizzati proprio al consultorio familiare di Siderno. Guardate quanto è bello, è un consultorio a norma, c'è tutto quello che ci deve essere, la sala riunioni, l'ambulatorio ginecologico, una discreta sala d'aspetto, c'è tutto quello che ogni consultorio davvero dovrebbe avere. Forse non tutti sanno che il consultorio familiare deve avere, per legge, deve avere un proprio budget da spendere, da utilizzare. La gestione comunque piano piano è passata alla direzione aziendale, quindi il consultorio come servizio si è sempre più purtroppo burocratizzato, io dico, passatemi questo termine, in senso lato. E questo ha fatto sì che fosse sempre più in balia alla improvvisazione, alla noncuranza di chi ci ha governato. Lo sfacelo della sanità è sotto gli occhi di tutti, lo accennava prima il dottore Curia, e tutti noi ne paghiamo i costi. E non è solo, vedete, questo mio pensiero, lo possiamo confrontare, non è solo a causa dei tagli e del piano di rientro, ma anche di sprechi di risorse, io lo dico. Questo che vedete qui, lo vedete, è un lettino da parto, giace inutilizzato e anche molto ingombrante in una stanza del nostro consultorio. Ora qualcuno dovrebbe spiegarci cosa ci fa un lettino da parto in un consultorio familiare. Anzi, ci dovrebbe spiegare cosa ci fanno 22 lettini da parto nei 22 consultori familiari della provincia di Reggio Calabria. Ecco, questa è l'equipe. Siamo partiti con l'assistente sociale, la ginecologa, l'ostetrica, il pediatra, l'assistente pediatrica, la psicologa e il sessuologo. Oggi abbiamo una ginecologa a 10 ore settimanali e un'ostetrica part-time. Come diceva il dottore Curia, è diventato un ambulatorio ginecologico. L'offerta attiva però, lo voglio ricordare, lo ribadisco, per essere efficace deve necessariamente tenere conto di quali sono i fattori di rischio, non solo dal punto di vista medico, ma anche sociale, psicologico e culturale. Per esempio, tra le donne invitate a fare il pap test, di cui parlavamo a proposito dello screening, c'è una certa percentuale di non responders, cioè di donne che non accolgono questa offerta, non vengono a fare il pap test. Allora, l'analisi del rifiuto deve essere fatta, perché noi dobbiamo capire chi sono queste donne e perché non vengono, ma va fatta in chiave multidisciplinare, perché le motivazioni possono essere le più disparate. Perché quella donna non ha accolto l'invito a fare un pap test? Quali sono le motivazioni che statisticamente sono più ricorrenti nel nostro territorio? E allora cosa possiamo fare per aumentare la compliance? Allora, io
Sono molto felice che stasera con noi ci sia il dottore Curia per tutta una serie di ragioni, ma anche perché è stato dirigente del settore di prevenzione primaria e secondaria del Dipartimento Tutela alla Salute della Regione Calabria, nonché membro dell'Osservatorio Nazionale Screening, e quindi davvero lui ci potrebbe dire tanto tanto di più al riguardo su questo aspetto. Lo stato attuale quindi è lo smantellamento e il depauperamento del consultorio di Siderno, ma di tutti i consultori della regione. Non c'è più multidisciplinarietà, perché oramai l'organico si è ridotto, non si applica la 194 perché le donne che richiedono l'interruzione di gravidanza devono andare fuori provincia, in quanto nei nostri consultori i medici consultoriali sono quasi tutti obiettori di coscienza. Finiti gli interventi di prevenzione e anche del continuum territorio ospedale, che garantiva una certa organizzazione funzionale coordinata dei bisogni, a partire dai primi livelli, insomma, di prevenzione al secondo, terzo livello e così via. Ecco dunque il perché di questa iniziativa della lettera aperta ai commissari delle ASP per la riapertura e il potenziamento dei consultori familiari in Calabria. Questa lettera aperta evidenzia problemi vecchi, problemi nuovi, in ordine ai quali occorre trovare le soluzioni, indica le soluzioni a cui però gli organismi preposti devono mettere mano. I problemi aperti li faccio scorrere velocemente, perché li trovate nel documento di comunità competente che il dottore Curia sta meritoriamente diffondendo, e che è un documento sottoscritto da numerosissime associazioni. Indica le soluzioni, e però non si limita semplicemente a un elenco, ma stimola, fa da stimolo perché si possa andare avanti con iniziative come questa, e non è la prima e non sarà neanche l'ultima in tutta la regione, perché non rimanga proprio lettera morta. Io vi ringrazio, mi scuso per la lunghezza, però vedete, era necessario, perché la comunità deve sapere quali sono i diritti negati e quali sono le opportunità, proprio per dare una svolta a questo stato di cose che è inaccettabile. Grazie. Assolutamente così, Daniela, io ti ringrazio, è stato un intervento che ha avuto il suo spazio, ma lo meritava completamente, e soprattutto in quella immagine in cui ci hai fatto drammaticamente vedere che cosa c'era prima, l'offerta che c'era prima e quello che c'è adesso, e poi soprattutto la mancanza di quello che è il raccordo ospedale-territorio, che è quello che disperatamente cerchiamo di riuscire a riattivare, diciamo per certi versi ad attivare, in quanto la stessa partecipazione di molti cittadini, associazioni, partiti politici, tutti nell'apertura della Casa della Salute di Siderno, e alla base c'è il ragionamento del collegamento ospedale-territorio. E lì è la gestione delle cronicità, qui è soprattutto, diciamo, incentrato sulla prevenzione e su quello che è l'aiuto alla famiglia e alla donna. È un patrimonio culturale, soprattutto, che non deve essere per nulla disperso. Quindi io ti ringrazio assolutamente. Grazie del tuo intervento e di quello di Rubens Curia, che avrà modo di poter intervenire diciamo successivamente, perché vedo che gli interventi scorrono abbastanza in maniera abbastanza fluida. A questo punto devo introdurre Raffaella Rinaldis e devo ricordare quella che è un po' una caratteristica di Alb, no? In Alb, diciamo che cadono i titoli,
non, nessuno è più dottore, ingegnere, architetto, eccetera. Però in questo caso il fatto che Raffaella si identifichi come direttora e non direttrice la dice lunga su quella che è la riflessione anche linguistica della riappropriazione della donna e dell'affermazione della componente femminile. Quindi Raffaella, tra l'altro, ci presenterà qualcosa a sorpresa. Le do volentieri la parola perché si gestisca il suo spazio e cominci a parlarci dal suo punto di vista della riflessione che stiamo facendo adesso. Quindi a te, Raffaella, e siamo ansiosi di sentire cosa hai da dirci. Ti ringrazio tanto, Emilia. Mi sentite? Si sente Sì, bene? sì, sì. Okay, perfetto. Grazie, prima di tutto, per la presentazione. Ci tengo molto perché, come dicevi tu, ogni cambiamento parte dalle parole e quindi non può essere diversamente se non cominciare a porre dei punti anche di riflessione fondamentalmente sui termini. E come dicevamo ieri in un altro incontro, sempre legato al tema delle donne, la consapevolezza di genere si sviluppa nell'arco della vita di una, in questo caso di una donna, ma la propria consapevolezza, la consapevolezza di chi siamo, penso che si sviluppi nell'arco della vita di ogni singolo individuo. E, inizialmente anche a me, direttora, dava fastidio, ma perché abituata ad una cultura anche lessicale che mi abituava a sentire altri termini. Poi invece ho compreso il valore di questo termine e la battaglia che porta in sé già soltanto dichiarandosi direttora, ed è poi un termine che è stato molto utilizzato in questi giorni, direttora, direttrice, direttore. E credo che voi amici di Alba siete proprio nel vostro ambito riguardo proprio al valore delle parole. E se le parole hanno un valore, lo ha anche il comportamento. In diritto si studia il cosiddetto comportamento concludente. Io dico una cosa, ma poi nell'agire ne faccio un'altra e la mia volontà viene espressa appunto dal comportamento e non da quello che dico, dal comportamento concludente, quindi che espone una effettiva volontà. E allora, qual è la volontà nei confronti dei consultori? Io purtroppo quella sorpresa di cui parlavi e cui accennavi non posso portarla avanti, ma me la riproporrò, anzi sarà la scusa per un prossimo incontro, proprio perché vorrei affrontare la questione. Io sono una giornalista, mi è presentata, e il giornalista un po' legge non solo gli eventi, ma anche il susseguirsi degli eventi nel corso della loro storia. Poi con più di 20 anni di esperienza, io ricordo molto bene l'identità del consultorio, sia di Siderno, sia dei consultori del territorio, e la loro involuzione. Se comportamento concludente c'è stato proprio nel tentativo o di non valorizzarli oppure proprio di scientemente frenarli. Questo perché? Perché appartiene a un circuito proprio di azioni e di reazioni che si sono sviluppate nell'arco di questi ultimi anni. Come direttore appunto non solo di Femmina TV ma anche della Casa delle Donne, abbiamo già affrontato anche con la dottoressa Diano, che saluto tutti i presenti, le persone che stanno seguendo questa diretta. Sa chi ci ha seguito che abbiamo affrontato già da tempo la questione dei consultori, anzi abbiamo anche fatto diverse richieste allo stesso Consiglio regionale di attivare dei tavoli di concertazione, di dialogo, di discussione su tutto quello che riguarda a livello sanitario il percorso di vita della donna, che riguarda i consultori, ma non solo. Siamo concentrati su questa magnifica esperienza. Io ricordo quello che ha fatto nell'arco di questi anni il consultorio, lo ricordo anche a livello personale, come dicevi poco fa, non c'è persona, non c'è donna, ma anche un nucleo familiare che non abbia avuto un contatto diretto o indiretto con i consultori. Io ricordo delle campagne di educazione sessuale che venivano fatte quando io ero un adolescente. Le abitudini, diciamo, dei ragazzi erano molto più rigide rispetto ai tempi attuali, eppure eravamo più informati. E questo manca in modo pesante, forte. Ci rendiamo conto anche andando nelle scuole che questa preparazione, questa apertura mentale dei ragazzi non esiste, molto emancipati ma molto poco pronti all'educazione sessuale. Le famiglie non trovano nel consultorio
quello spazio che dovrebbe essere loro. E infatti, come dicevi poco fa, quell'elenco è fondamentale, è emblematico di quello che esisteva come attività e di quello che esiste adesso. È un problema regionale, ma è anche un problema nazionale. E quindi da tempo si stanno muovendo organizzazioni per sostenere queste battaglie. Ora, da un punto di vista non solo giornalistico, ma anche molto, molto pragmatico, che mi contraddistingue, dobbiamo fare un pochettino il punto della situazione. Abbiamo questo documento che abbiamo firmato molto volentieri, dove si chiede, si denuncia lo stato dei consultori e si dicono anche quelle che sono le richieste che abbiamo, la riapertura di quelli chiusi, la riattivazione e implementazione di quelli esistenti, lo sblocco del turnover, la ripresa dei programmi di screening che è fondamentale, di tutti i percorsi anche post menopausa, i programmi di educazione, come dicevo prima, anche di prevenzione per gli adolescenti che non riguarda soltanto la sessualità, l'applicazione della 194, mille altre attività che possono e devono essere sviluppate. Ma se c'è una cosa, se vogliamo sintetizzare, per chi non conosce bene i consultori, un giornalista cosa fa? Analizza e racconta. Se io devo raccontare che cos'è un consultorio, lo vedo come uno spazio di autogestione, lo diceva Daniela Viano poco fa, lontano da quello che è la nostra paura, e perché è effettivamente ben fondata, della burocratizzazione di ogni struttura che esiste a servizio del cittadino. E allora, noi, questo progetto secondo me si inserisce benissimo in tutto quello che è il percorso che comunità competente, ad esempio, sta facendo. Io rappresento non soltanto Finnina TV, ma appartengo anche alla rete di Calabria Condivisa, che ha partecipato anche al lavoro sulla partecipazione del cambiamento in sanità attraverso un proprio documento che spinge molto sulle consulte permanenti di confronto e di partecipazione con le istituzioni. Era quello che avevamo chiesto anche come Femmina TV tempo fa al Consiglio regionale. Il diritto amministrativo, non sono un'esperta di diritto amministrativo, ma esiste questa atavica abitudine di avere un programma verticistico. Che i rappresentanti soprattutto del terzo settore, che insieme a Daniela Viano rappresentiamo anche come forum, vedono invece una partecipazione che è più orizzontale tra la rappresentanza privata, quindi di portatori di interesse, quindi cittadini tutti in questo caso, e le amministrazioni che devono programmare. La legge 405 del 75 prevedeva proprio questo, lo diceva prima anche Daniela, questa meravigliosa forma di gestione attraverso le assemblee delle donne che si possono anche autoconvocare, che possono mettersi lì all'interno del consultorio, consultori che possono essere realizzati non solo attraverso le ASP, ma anche in collaborazione con gli organismi del terzo settore, con i cittadini stessi quindi. Quindi il mio è un tentativo di chiedere e di organizzarci in questo senso. L'incontro. Io esco fuori, no, no, rimani, rimani. Ci sentiamo dopo, no? Ah, ok. Pensavo di vedere qualcuno che interveniva, invece era soltanto un disturbo. Chiedo scusa se mi sono interrotta. Stavo per riprendere il filo. Sì, appunto, questa magnifica organizzazione in forma assembleare, in forma autogestita, come diceva Daniela, il budget, la ricerca anche di fondi, la gestione, la visione di un consultorio. Però, naturalmente, questo non può avvenire esclusivamente con le forze private, con le forze associazionistiche. Quindi occorre con fermezza da questo momento in poi, aumentando e non diminuendo, realizzare un percorso di dialogo anche molto forte. Alla lettera che abbiamo tutti firmato deve seguire, e Femmina TV c'è nel suo impegno. Tra l'altro ci sono delle amiche della Piana di Gioia Tauro che ci stanno seguendo perché hanno intenzione di appoggiare questa battaglia che non riguarda solo il consultorio di Siderno, ma tutti i consultori della provincia, della regione, speriamo anche a livello nazionale,
e porre un punto fermo. Quindi mi piacerebbe stasera, immediatamente dopo il mio intervento, che è brevissimo, ormai è arrivato alla fine, proporre un percorso, ragionare sul prossimo passo, sul prossimo step da realizzare e proporlo anche alle persone che ci stanno seguendo, perché se bisogna portare avanti una battaglia di questo genere, abbiamo bisogno proprio di tutte le persone che adesso e in futuro possono e devono usufruire dei servizi. Non voglio entrare nello specifico di alcuni modi di gestire a livello centrale, ma sicuramente è importante, e suggerisco appunto questo, come primo percorso quello degli atti aziendali. Io ricordo come giornalista che nel corso di questi ultimi 10-15 anni, ogni anno corrispondeva alla redazione di un atto aziendale. Io ricordo che a un certo punto ci si aspettava in un determinato periodo l'invito da parte dell'ASL, della presentazione dell'atto aziendale, e veniva presentato al pubblico. Io questa cosa negli ultimi anni non me la ricordo proprio. È grave, gravissimo. È un dialogo con il territorio che manca. Quindi, Femmina TV c'è, la Casa delle Donne c'è Calabria Condivisa, che in questo caso rappresento, c'è il Forum del Terzo Settore, quindi ci sono diverse organizzazioni già insieme a quelle che sono anche qui presenti, che possono fare la differenza. Quindi armiamoci e partiamo. Quindi lavoriamo seriamente al prossimo step, e questo penso che sia anche il contesto giusto per decidere cosa fare. Grazie. Grazie a te Raffaella, davvero, perché hai posto, diciamo, hai concluso molto bene, e nell'ambito di quella che in fondo è un nostro modo di essere, si dice che le donne sono un po' pratiche perché devono vedere tante cose, che devono pensare a tante cose. Infatti, come era giusto, dobbiamo cominciare a ragionare su che cosa fare da ora in avanti. E quindi io colgo assolutamente il tuo invito, il fatto di avere Femmina TV al nostro fianco è una ricchezza, e a questo punto l'altra ricchezza è rappresentata in questo momento, oltre che da Daniela Viana, e da Rubens, che si è autolimitato nel suo primo intervento per dare spazio a tutti, e che chiamo per sentire se ha qualcosa da dirci e come può pensare di organizzare questa partecipazione più estesa. Quindi Rubens, se hai qualcosa da dire, qualcosa da intervenire, poi apriamo con le domande eventualmente presenti. Io sempre ringrazio perché è molto stimolante, sono tutti gli interventi. Allora, volevo sviluppare due concetti. Il primo concetto è questo, cioè, il consultorio familiare con la sua equipe multidisciplinare ha rotto le gerarchie nella sanità italiana. Perché la sanità italiana era strutturata in primario, aiuto, assistente, caposala, infermiera e via via. Non era orizzontale praticamente, no? C'era tutto, voglio dire, una verticalità incredibile, gerarchia molto forte. Mentre il consultorio familiare ha fatto da apripista a quello che oggi è scontato, ma allora non lo era, quello di democrazia, di stressare tutti quegli spazi di democrazia che ci consente la normativa. E allora, quello che è importante, a mio parere, noi alla fine del nostro documento abbiamo chiesto ai commissari straordinari, a questo punto non solo ai cinque, ma anche agli altri tre, che si facesse una consulta del Dipartimento Materno-Infantile, fatta dalle donne e dalle associazioni che su questa tematica hanno esperienza. Perché le altre tre? Perché voi sapete che il Dipartimento Materno-Infantile è trasmurale, cioè sia delle aziende sanitarie che delle aziende ospedaliere. E ancora, in questi mesi e in questi giorni ci siamo battuti quando ci sono state le elezioni comunali a Reggio Calabria e stavano per partire le elezioni comunali a Siderno, voglio dire, poi invece un colpo di scena c'è stato su Siderno,
Noi abbiamo fatto un documento in cui abbiamo detto ai sindaci, ai candidati sindaci della città metropolitana di Reggio Calabria, confrontatevi con noi perché voi avete un ruolo che dovete, di cui dovete riappropriarvene per quanto riguarda la sanità, perché il 502, il decreto legislativo 502 del 92 prevede che voi abbiate questo ruolo in rapporto all'organizzazione, alla verifica dei bilanci, e non, voi avete rinunciato nel corso degli anni, vi hanno buttato fuori e voi supinamente avete accettato, ora dovete riappropriarvi di questo ruolo. Per cui, ecco, per andare poi in concreto, io ho inviato ai sindaci, a molti sindaci della Calabria, il documento, sollecitandoli anche, voglio dire. Allora, ultimamente, qualche giorno fa, ho mandato il documento al sindaco Aldo Alessio di Gioia Tauro. Perché? Perché lui è il sindaco che è preposto al presiedere la conferenza dei sindaci dell'area della Piana, del distretto della Piana, voglio dire. E quindi ho chiesto a lui, sul documento, coinvolgiamo i sindaci dove sono allocati i consultori familiari e da lì dobbiamo fare una battaglia con il nuovo commissario che si insedierà il 12, il nuovo commissario dell'ASP di Reggio Calabria che si insedierà giorno 12. Ecco, credo che quindi noi dobbiamo da una parte continuare a sensibilizzare l'opinione pubblica, perché la storia cosa ci ha insegnato? Che praticamente tutto quello che noi abbiamo ottenuto, parlo della sanità in questo caso, voglio dire, ma non è solo la sanità, l'abbiamo ottenuto con grandi lotte. Quei diritti, stiamo attenti, quei diritti che noi abbiamo conquistato nel corso degli ultimi 50 anni non sono diritti, diciamo, inalienabili. Possiamo fare passi indietro perché ci sono, c'è il privato, voglio dire. Perché se io non ho risposte dal pubblico, se io lo screening non lo faccio del pubblico, poi ci sarà qualcuno nel privato che lo farà lo screening, perché ormai, giustamente per fortuna, la sensibilità della donna nella tutela del proprio corpo, voglio dire, quindi nella prevenzione, parlo delle fasce medio-alto, dobbiamo molto lavorare ancora, voglio dire, ma è forte e presente, e se non ha risposta nel consultorio familiare andrà dal privato. E infatti abbiamo i dati. Vi è un incremento della spesa nel settore della specialistica ambulatoriale da parte delle famiglie. Ecco, è evidente che tutti questi aspetti, no? Allora noi dobbiamo, noi non rivendichiamo altro che il rispetto della legge. Per cui se praticamente il punto nascita è chiuso, noi in quella zona dobbiamo avere un consultorio H12 che funzioni per 12 ore. È evidente che noi abbiamo un consultorio a merito che funziona H12 ed è un distretto, ma noi dobbiamo avere in ogni distretto un consultorio che funzioni 12 ore. Quindi lo dobbiamo avere sulla Piana, lo dobbiamo avere in città che avrà, perché saranno 4 adesso i distretti, 4 H12. Ma non lo dico io questo, questo lo dice una legge, lo dice il DPGR numero 28 della Regione Calabria del 2012, che è legge praticamente. Ecco, allora, quindi un incremento della sensibilizzazione da parte appunto della società civile, le associazioni, incalzare i sindaci perché si facciano documenti e si facciano pressioni sui commissari straordinari, che non sono delle monadi, assolutamente, che noi siamo i contribuenti, noi siamo i cittadini che pagano le tasse, noi abbiamo dei diritti e dobbiamo rivendicarli. Se non li rivendichiamo, questi diritti non ce li dà nessuno. Questo è il punto, il passaggio. Non c'è soltanto la medicina d'iniziativa proattiva, voglio dire, che è stato il consultorio. C'è anche una iniziativa politica con la P maiuscolo, voglio dire, che noi dobbiamo portare avanti. Quindi io ringrazio Femmina TV, ringrazio tanti che si stanno mobilitando in tutta la Calabria, voglio dire, in tutta la Calabria. Si stanno mobilitando, e questo è molto importante. Dobbiamo proseguire in questa nostra rete informale. Grazie, scusatemi se sono stato stavolta rubato qualche minuto in più. Quindi io ritengo che possiamo. Mi sentite?
Nida, scusa, c'è una domanda di Roberta Attanasio, no? Credo che interessa a tutti, che dice ottime riflessioni che riguardano la totalità della Calabria. Bisogna far rete. Mi sembra che Rubens l'abbia più o meno detto, se qualcuno vuole aggiungere delle cose sarebbe importante. Sì, assolutamente sì. Se hai delle altre informazioni, se ci sono altre domande che vengono da coloro che ci stanno seguendo, possiamo dare spazio. Io volevo rimarcare quello che ha detto Rubens che riguarda i diritti. I diritti non sono qualcosa che una volta che li hai ottenuti rimangono lì, li devi difendere. Questo lo vediamo anche nell'ambito del lavoro, lo vediamo che piano piano è stato in parte eroso quelli che erano i diritti dei lavoratori. E quelle dei diritti delle donne e delle battaglie che sono state diciamo, vinte in passato, ma non devono essere date per scontate. Una cosa io volevo chiedere se non ci sono altre domande. Trovo che sia molto interessante l'apertura che è stata fatta tra le 13 e le 14 per consentire ai ragazzi di poter eventualmente accedere al consultorio e quindi rimarcare una delle caratteristiche del consultorio che i minori possono accedere, ed è insieme una domanda e una considerazione, i minori possono accedere al consultorio in assenza diciamo del beneplacito genitoriale? E se sì, credo che sia una cosa importantissima per quello che riguarda anche la denuncia di eventuali situazioni di disagio familiare, pur nel rispetto ovviamente della famiglia e dell'ambito familiare. Quindi su questo chi intende prendere la parola? Posso rispondere, provare a rispondere io, Emida? Certo, Intanto sì. inizierei io con quella che è l'esperienza del consultorio. Sicuramente i minori possono usufruire in qualsiasi momento del consultorio, però aprire un canale esclusivo e unicamente per loro ha avuto un significato di rispetto nei loro confronti, rispetto soprattutto dell'esigenza di privacy. Quindi questo ti dice che non sempre i minori gradiscono che i genitori vengano messi al corrente. Ciò non toglie che una volta avviato il dialogo con loro, si possano invece coinvolgere i genitori, perché noi tendiamo sempre a responsabilizzare il ruolo genitoriale. Vi voglio riportare un aneddoto, un evento, una cosa che è successa. Ci chiama una ragazzina, stiamo parlando del primo superiore, quindi 14 anni, telefona per segnalarci preoccupata che due compagnetti di classe stavano organizzando, stavano preordinando un suicidio di coppia perché la ragazza era incinta. E come poverini, insomma, come unica possibilità loro intravedevano questa. Ed è stato provvidenziale che questa compagnetta si sia rivolta al consultorio familiare. Chiaramente prima di coinvolgere i genitori abbiamo avvicinato gli interessati ragazzi, li abbiamo rassicurati, abbiamo fatto insomma tutto, adesso non ve la faccio lunga, tutto quello che è necessario in un frangente del genere, coinvolgendo poi successivamente in un secondo momento anche i genitori con le dovute maniere. Questo è uno degli esempi che però io ricordo sempre perché mi colpiva molto la giovane età di questi ragazzini. Un altro ambito in cui i minori entrano a pieno titolo nel consultorio è quello che riguarda i rapporti con gli uffici giudiziari e in particolare il Tribunale per i minorenni, per i minori sottoposti a provvedimenti per maltrattamenti o abusi in famiglia. E il tribunale ordinario per quanto riguarda le separazioni, la custodia dei figli nelle separazioni coniugali.
e voi sapete che le separazioni stanno aumentando sempre più. Questa presa in carico dei casi inviati dagli uffici giudiziari in realtà ha assorbito quasi totalmente quello che era il monte ore disponibile per la figura dello psicologo. Difatti è uno dei motivi, non l'unico, però è uno dei motivi per i quali le altre attività, cioè quelle di prevenzione, via via sono andate a ridursi sempre di più. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Ci sono domande? Riflessioni? Ancora una cosa mi incuriosisce, e cioè il fatto che adesso i ragazzi sembra che abbiano una grandissima familiarità con cioè adesso Luigi Brugnano che chiede la sanità calabrese, che pure vanta punti di eccellenza professionale di presidi specialistici d'avanguardia, si presenta nel complesso e senza disparità di genere carente in maniera sconfortante e frustrante. La condizione in cui sono ridotti i consultori familiari esemplare, in particolar modo nei contesti territoriali periferici come la Locride. Chiedo al dottore Curia, che stimo da sempre, da dove bisogna partire o di cosa abbiamo necessità per invertire questa condizione deprimente. Quindi è una domanda per Rubens. Cosa dobbiamo, da dove bisogna partire? Che necessità abbiamo? Ma abbiamo detto in 30 secondi, allora in primo luogo una battaglia culturale di cui abbiamo parlato un attimo fa, e in secondo luogo utilizzare tutte quante le leve che la burocrazia ci concede, in questo caso positiva burocrazia, cioè nel senso che la legge 181, che sarebbe il famoso decreto Calabria bis approvato il 30 dicembre, prevede 12 milioni di euro per ogni anno, dal 2021 al 2023, per assunzione del personale. Quindi questi 12 milioni di euro sono fondi extra rispetto al fondo sanitario regionale. Allora è evidente che in quei 12 milioni di euro noi dobbiamo fare in modo tale che siano previste nel triennio, quindi, l'assunzione del personale per rilanciare questa attività che riguarda i consultori. E qui la partita è molto importante. Bene, io stavo facendo una riflessione sulla sessualità degli adolescenti, vale a dire, mi sentite? Sì. Sì, ecco, gli adolescenti che sembrano, qui c'è anche ancora Cosimo Pellegrino che chiede quanta responsabilità hanno i colletti bianchi in relazione allo stato delle cose. Che è il presidente di Albi, adesso ci scherziamo. Presidente di Albi, il nostro presidente, a questo punto sì, titolo, dispensiamo titoli stasera invece. Ci sta seguendo, per questo non è potuto sì. Prima. Quanta responsabilità hanno i colletti bianchi in relazione allo stato delle cose? Chi vuole rispondere? Penso che sempre sia rivolto a Curia, è una domanda collegiale. Molte responsabilità, perché abbiamo di fronte la vicenda della Casa della Salute di Siderno, dove lì sono responsabilità dei colletti bianchi o grigi, come li vogliamo chiamare praticamente. Sono molte, cioè, voglio dire, noi ci chiamiamo comunità competente anche perché purtroppo in Calabria nei management aziendali, quando dico management parto non soltanto il direttore generale, ma arrivo fino a giù, direttori di distretti e via via, voglio dire, c'è una incompetenza, e questo è il punto fondamentale. Quindi quando tu vai a fare delle scelte, o molte volte scelte clientelari praticamente, perché gli atti aziendali alcune volte, o se non spesso, sono diventati il luogo della clientela. Se io voglio fare una struttura complessa, significa una retribuzione alta, o rispetto alla struttura semplice, allora ci sono degli interventi di natura clientelare. Ecco perché dobbiamo noi fare in modo tale da aprire gli occhi, stare su questa questione, perché la tutela della salute è un bene comune che riguarda tutti noi,
tutti noi riguarda, e quindi noi dobbiamo vigilare su questo. Quando le persone, sì, sì, prego, io volevo dire, quando le persone vigilano come associazioni, come momento di riflessione pubblica, si può scardinare questo atteggiamento clientelare che veramente è opprimente, perché si è creato non il reparto, il servizio, perché c'erano delle esigenze di salute o delle esigenze di intervento di malattia, ma perché c'era quella determinata persona che magari era specializzata in quel particolare ambito e bisognava creargli il posto. E quindi il fatto di essere vigili e anche di avere per esempio Femmina TV accanto sicuramente può essere una condizione che in parte direi addirittura aiuta i colletti bianchi a resistere a queste pressioni continue. Io volevo chiedere una cosa, prima, scusatemi, una cosa breve. La sessualità degli adolescenti, che sembra così scontata, così libera, così quasi ostentata, quanto ha di reale, di vero, di assorbito, quanto invece è uno stereotipo che viene in parte seguito e ha bisogno di essere sostenuto anche all'interno del consultorio familiare. Quindi io penso questa Daniela, ma poi c'era Raffaella che stava intervenendo, credo. Sì, sì, prego. Sì, Ermida, sì, ci troviamo di fronte come non mai ad una sfida epocale che riguarda proprio la mole di stimoli che influenzano 24 ore su 24 i ragazzi, a fronte di un indebolimento delle due principali agenzie educative che sono la scuola e la famiglia. Quindi davvero non c'è gara rispetto a questo. Ecco perché i genitori si trovano in una situazione di grande difficoltà. E devo dire anche la scuola. Anche nella scuola è diventato difficile non solo gestire, ma anche educare proprio nel senso vero del termine. Spesso i ragazzi non vanno a costruire una identità, ma prendono a prestito diverse identità che trovano sui social e che trovano in rete, che sono chiamate avatar. Non so se ricordate il film di qualche anno fa, insomma, dove c'erano questi personaggi, questi anni. Ecco, quindi grande confusione da parte dei ragazzi che assumono modelli, ma non li assimilano. Passano tranquillamente da un avatar all'altro, da un'identità all'altra, e sostanzialmente senza strutturare una reale identità psicosessuale. E questo è un problema gravissimo. Secondo problema è dato anche dalla delega. Io di questo faccio solo un minimo accenno, cioè abbiamo in qualche maniera delegato lo smartphone a fare da regolatore emotivo nei confronti dei bambini. Cioè, se voi andate nelle sale d'attesa dei pediatri, vedete bambinetti piccolissimi di 2-3 anni che giocherellano con questi smartphone, e se glielo togli di mano hanno una vera e propria crisi di agitazione psicomotoria. Cosa significa questo? Significa che sviluppano una dipendenza, una vera e propria dipendenza nei confronti di questi strumenti, e attraverso questi strumenti, e chiudo, passano proprio queste informazioni che non sono informazioni corrette. Uno dei compiti principali del consultorio familiare è quello di veicolare informazioni corrette affinché ci possa essere una reale consapevolezza e una reale libertà di scelta. Perfetto, Daniela. Raffaella, ti abbiamo stoppato, prego. Scusa, non ti preoccupare, nessun problema. No, ma ci mancherebbe, sono sempre interessanti le cose che dici, anche perché proprio ieri mi trovavo in una scuola, naturalmente in maniera virtuale, attraverso una struttura di Modena che in pratica sta lavorando sui role model,
quindi modelli positivi per i ragazzi, per gli adolescenti, e raccontando storie di persone che lavorano concretamente su alcuni, in alcuni settori. E quindi io avevo l'incarico di raccontare la storia di Femmina TV. Questo giusto per creare il legame con quello che ha detto Daniela. In realtà volevo intervenire rispetto a quello che Carmelo aveva detto poco fa sui colletti bianchi. E mi ricollego a quello che nel secondo intervento aveva detto Curia. In realtà, ed è una valutazione che stiamo facendo anche nella questione delle battaglie per recuperare quanto stiamo perdendo, il terreno che si sta perdendo sotto i piedi rispetto alle conquiste di noi donne sui nostri diritti. Abbiamo delegato e abbiamo soprattutto dato per scontato che le battaglie che sono state vinte in precedenza o anche negli ultimi tempi erano dei punti di arrivo. In realtà non si tratta altro che di punti di partenza di questo genere di battaglie. Perché nulla è scontato, tutto si trasforma soprattutto nel diritto e ogni cosa può perdere terreno laddove invece quel terreno era stato conquistato. Quindi è molto importante non attribuire soltanto le colpe ai colletti bianchi, ma cominciare a capire cosa dobbiamo fare noi, ritorno alla formula kennediana, cosa possiamo fare noi per il nostro paese. Però è molto più profonda come questione, non è soltanto la responsabilità del cittadino che deve farsi sentire. Io so, chi mi conosce, i miei editoriali partono sempre con l'idea del valore della partecipazione, della cittadinanza attiva, del monitoraggio civico, ma soprattutto quello che dobbiamo riuscire a conquistare è una consapevolezza di quello che esiste. E ad esempio in Calabria. Abbiamo un baratro profondo costituito dalla mancanza di quello che poteva essere l'associazionismo. Abbiamo delle associazioni, sì, che si occupano, fanno delle grandi cose, ma è da 20 anni che noi non abbiamo una normativa, dopo la 328, la 23 del 2000-2001, non ricordo la legge regionale, di attuazione di tutte le politiche sociali. È possibile che noi stiamo ancora combattendo per avere nei distretti i piani di zona? È possibile che le organizzazioni che si muovono nel sociale, che quindi rappresentano anche i bisogni dei cittadini, delle persone non soltanto con disabilità o le delicatezze a livello sociale che esistono, ma anche la rappresentanza dei cittadini, non possono muoversi perché manca una programmazione? E che il fatto che manchi una programmazione da oltre 20 anni è grave, è gravissimo. Abbiamo tagliato quello che poteva essere il profilo della Calabria. Noi abbiamo i cittadini da un lato, soli, abbandonati, o che cercano di costituirsi come possono, e dall'altro le istituzioni che si stanno sempre più burocratizzando, sempre più gestite da colletti bianchi, con dei governi centrali anche sempre periodicamente tecnici, perché la politica si sta condannando da sola, ma c'è anche secondo me un attacco alla politica, al valore, all'identità della politica, e allora manca qualcosa, c'è qualcosa di strutturato che manca, ma noi dobbiamo essere consapevoli per ricostruire. Quindi diamo la colpa ai colletti bianchi, ma cominciamo a rimboccarci le maniche e farci sentire, perché abbiamo uno strumento, che è quello normativo regionale, che può cambiare veramente le cose e quindi anche come cittadini possiamo farci sentire. Grazie. Quindi io penso che stasera abbiamo fatto un'opera veramente importante, sia di analisi che di riflessione, e stiamo gettando le basi per qualcosa di concreto. Quindi io invito ognuno di noi che ha partecipato attivamente a questo incontro a non scollegarci, ma a rimanere collegati perché quello che ci ha ricordato Rubens. Raffaella, ti manderemo, ti liberiamo perché so che vieni richiesta giustamente, giusto, giusto, giusto. Mi lascia un po' di tempo e quel Ma è tempo poi giusto, deve. ma hai ragione, guarda, siamo noi che siamo chiacchieroni. Bellissimo, Certo, questo è, ma bambina, infatti, bellissimo dobbiamo, c'è anche un'altra richiesta. sono, Buonasera, si ci sottovaluta la sono alcune fondazione. domande e poi chiudiamo, Sì, ci sono poche le Francesca parole. Mallamaggi, che sottovaluta la fondamentale importanza dei consultori sul territorio.
il mandato a cui sono chiamati, soprattutto nel campo della prevenzione. Il poco personale rimasto lavora solo sulle emergenze per dare risposte al Tribunale per i minorenni ed è stato già detto. Quindi quello che Francesca Mallamaggio occorre mobilitarsi, scendere in campo in maniera coesa ed è quello che stiamo cercando di fare, Francesca. E Pasquale Mouillat, oltre alla preparazione culturale, che è un problema vasto e complesso, quali le vie pratiche per la risoluzione? Si parte appunto dal documento che è stato sottoscritto dalle varie associazioni a cui si riferiva Rubens Curia e soprattutto il coinvolgimento dei sindaci e delle varie organizzazioni sovracomunali e soprattutto insomma i sindaci. Quindi speriamo anche a Siderno di poter colmare quanto prima questo blocco legato alla pandemia, senz'altro, ma che è un blocco, diciamo, dell'attività democratica. E ancora però c'è chi ci segue, Loredana Oppedisano, assolutamente importante la consulta, il movimento dal basso della cittadinanza e muoversi proprio ora. Anche perché non si disperda l'importante know-how che gli operatori consultoriali ormai in pensione hanno maturato in tutti questi anni. Infatti, tanta gente che è in pensione continua a lavorare, a dare il proprio Domanda per supporto. Daniela, diciamo. Domanda per Daniela che sta lavorando con noi. Ma anche Rubens, che è attivissimo e quindi siamo gli ex giovani. E Luigi Brugnano ancora dice interessante e istruttiva conversazione, complimenti a me, grazie, e a tutti i relatori per le brillanti esposizioni. Albe sempre più una risorsa indispensabile per la nostra comunità, dice viva le donne, siamo tutti d'accordo, purtroppo devo lasciare, Grazie. va bene. Quindi ci stiamo in effetti un po', ci siamo un po' dilungati. Emilia, faccio un Le intervento io. conclusioni, certo, No, Francesco. solo un minuto e mezzo, no, nel senso che qui siamo tutte persone, tra virgolette. Rubens è venuto a darci una mano a Siderno, tutti gli altri quattro, io, Antonio, Daniele e tu, stiamo lavorando per la riapertura della Casa della Salute di Siderno. Ecco. Una domanda veloce, cosa? Consultorio e Casa della Salute, come possono convivere? Noi all'interno ne abbiamo parlato, però informare altre persone forse è importante. Ovviamente la domanda è per Daniela. La Ma domanda è per Daniela. io penso che sia che Rubens possa dire molto di più perché so che sta seguendo questa vicenda da tantissimo tempo con l'impegno che sempre lo contraddistingue e anche con la competenza che lui ha. È vero che malgrado il pensionamento, noi che abbiamo lavorato con passione e per passione non potremo mai realmente andare in pensione definitivamente, oramai ci dobbiamo rassegnare, questo è il nostro destino, ma è quello che ci siamo scelti e siamo ben lieti di compiere. Casa della Salute e consultorio sono due strutture territoriali che lavorando in sinergia assieme ad altri presidi come i medici di medicina generale, i pediatri di base, possono davvero dare le risposte che la gente attende e di cui ha bisogno, decongestionando l'ospedale da tutta una serie di prestazioni che invece quando la medicina del territorio è carente si trova a dover assolvere. Io questo posso dire, tra l'altro c'è una contiguità perché l'ospedale, la casa della salute, non so perché continuiamo a chiamarlo ospedale, diciamo la casa della salute, si trova esattamente a fianco, è ubicata a fianco del consultorio, della struttura che ospita il consultorio familiare, tant'è che ogni tanto ci salutiamo con la collega Bizzari, che lavora in neuropsichiatria infantile, dalle finestre ci facciamo ciao con la mano. C'è un'ultima domanda e poi chiudiamo, dai. Una domanda in estremis, Vitonino De Giorgio, quanti gli adolescenti della Locride conoscono il ruolo di un consultorio? Ho sentito un accenno alla sessualità degli adolescenti, è lì che bisogna lavorare tenendo conto del convitato di pietra.
Va bene, certo. È una riflessione che mi stimolava e che è stata, diciamo, in parte affrontata. Io penso che possiamo chiudere. Ho osservato che stasera abbiamo garantito la parità di genere, siamo 3-3, la Francesca Malamati ci fa i complimenti e Ormai noi abbiamo... l'ultima, vabbè, questa è mia. Va bene, e quindi ce li facciamo tra di noi, complimenti, va bene uguale. E alla prossima e grazie a tutti quanti voi. Va bene, grazie di nuovo. Arrivederci, grazie. Buonasera, grazie a Ciao, tutti. ciao a tutti, ciao. Grazie a tutti. Buonasera.